specie hanno iniziato a riprodursi. Purtroppo, nonostante questo, molte specie di baleni sono a causa di altre forme di caccia indotte dall'uomo, come gli inizi delle navi, l'impigliamento degli attrezzi da pescare in viaggio. Signore, buongiorno. Oggi facciamo un giro con questa Seat Leon, che sinceramente è una macchina che mi piace molto, è accattivante come linea. Se avete visto un po' nel video, ho cercato di farvela vedere nell'angolazione giusta, perché è proprio, cioè, è una station ma compatta, ma messa un po' come piace a me, un po' aggressivella, cioè un po' che punta. Cerchiettino maggiorato carino, il vetro tinto dietro, i sedili un pochino sportivi, no, è bellina, cioè, senza andare nell'esagerato, logicamente diventa anche un fattore dire cosa spendo. Non è che sto spendendo 20-25 mila euro, sto spendendo una cifra modica e comunque metto lì una macchina che mi può dare soddisfazione personale come ragazzo o come ragazza che gli piace una cosa non basotta. Posso fare la famiglia, posso caricare le cose per il tempo libero, faccio una bella spesa, mi sta il passeggino dietro, però non c'ho in mano il macchinone. Ma macchinone inteso anche come costi di gestione, perché cioè costo di mantenimento, l'assicurazione, queste cose qui, quindi qui sono molto basse perché la cilindrata è piccolina. Questo qui dovrebbe essere 85 kW e 115 cavalli, logicamente siamo sempre su un Euro 6, la macchina è un 2018, 126.500 km. Ecco, volevo darvi un dato, sempre le manutenzioni tutte certificate. Sì, esatto, qui abbiamo le manutenzioni. Ecco la distribuzione che mi interessava, sì. Considerate che questa qui fa la manutenzione, quella diciamo grossa, la cinghia distribuzione, pompa acqua e tutto, prevista a 210.000 km, quindi a livello di manutenzione importante siamo ben lontani. Qui siamo a 126.000 km, vuol dire che abbiamo ancora 90.000 km da percorrere prima di dover affrontare questa spesa. Comunque noi facciamo quotidianamente, non essendo concessionari ufficiali, abbiamo dei prezzi sicuramente molto più competitivi. Diciamo che una cinghia distribuzione pompa acqua, polivigna, lupini, tutto quanto, sei nell'ordine dei 650 euro, grosso modo, una cifra del genere. Ecco. Oh, la bimba, facciamo passare. Oh, è piccolina. Allora, poi questa macchina qui ha anche il sistema Android Auto navigazione, che dobbiamo adesso, tra una settimana abbiamo l'appuntamento, la porteremo in Seat, fanno l'aggiornamento centralina, quindi anche quello è un plus, perché è una versione, dovrebbe essere la versione business, però con il pacchetto sportivo. Comandi audio al volante, computer di bordo, possiamo entrare nella navigazione, quindi ci fa vedere poi anche davanti l'indicazione di marcia, clima semiautomatico. Abbiamo il cruise control, che è ottimo per quando viaggiate, bloccate la velocità e quindi non ci pensate più. Ma comunque quello che a me ha colpito personalmente è proprio l'estetica, cioè questo musettino qua a punta con questi fari a LED, il cerchiettino bello, il colore, nell'insieme mi piace, è una macchina che mi dà soddisfazione, cioè
proprio perché è già un pochino impostata, un pochino. Poi io gli farei ancora qualcosina, magari un farettino brunito, oscurerei ancora di più i vetri dietro. Vabbè, comunque sono cose che poi se volete ve le faccio e non è un problema. Consumi sono veramente bassi, perché qui si parla di una macchina che usarla male fai dai 20 ai 26 km litro, in base al piede, perché considerate, passiamo, considerate che adesso io se la metto in quinta sono a 1300 giri, sono a 70 all'ora e sono una velocità di crociera che non c'è tanto da andare, diciamo, a cercare, cioè, nel senso che è una velocità che tiene nell'uso quotidiano, questo voglio dire. Bella piantata, un bel assetto, si guida bene, motore che è una bella ripresa, una bella corposità, lo lascio in quinta, lo lascio andare via. Poi è un usato, qualche segnino, qualche puntino, qualcosina lo trovate. Segnino sul parabrezza, ci sono, è una macchina usata, però non costa come la macchina nuova, direi che costa. Comprate a metà prezzo, forse anche meno. Quindi la macchina va bene, manutenzioni grosse sono previste a 210.000 km, ripristinata, lucidata, igienizzata, lavata, eccetera. Il tagliando ve lo regalo nel prezzo. Venite con fiducia a vederla perché è un ottimo prodotto, ne abbiamo vendute diverse. Posso dire che è praticamente una Volkswagen, quindi un prodotto di qualità, non ci sono rumori strani. È IVA compresa, quindi se scaricate avete agevolazione si può fare senza problemi. Io spero di vedervi, spero di potervela fare vedere dal vivo, spero che il video vi sia servito a capire che questa vettura su strada va bene, non ha problemi, non ha spie strane, la temperatura è regolarissima. Ok, e la proviamo insieme. Grazie, buona giornata. Faccio ancora un piccolo pezzettino perché forse non vi ho parlato, ma comunque la macchina, sensori di parcheggio ci sono e poi ha tutto il sistema, il meccanismo qui che dalla navigazione al media, al veicolo, il full link che dicevamo prima per collegare il telefono, si possono caricare le immagini, insomma nel suo insieme gli accessori giusti ci sono. Ok, ancora un arrivederci, vi aspetto, ciao, grazie.